sul territorio della Somalia. Poi ci rendiamo del Puntland è una regione autonoma, autonoma nel senso che per quanto riconosca il progetto della costituzione dell'unica Somalia, con gli anni della guerra si era data una propria autonomia, si è data una propria autonomia. Una propria autonomia vuol dire un proprio governo, un proprio presidente, una propria forza armata. Il Puntland, quindi la regione dove c'è la Garoa e Cosaso, la strada di Ilaria, dove anche Ilaria era andata nel 94 e presumibilmente è stata uccisa proprio perché era andata in Puntland e aveva scoperto delle cose in Puntland, è però una regione dove ci si muove con maggiore facilità, nel senso che il territorio comunque è controllato dal governo del Puntland, dal presidente del Puntland e dalle ministre del Puntland. E noi siamo andati a ripercorrere la Garoa e Cosaso, 430 km di strada fatta avanti e indietro per 4 volte, alla ricerca, attraverso le testimonianze delle persone che avevano lavorato alla costruzione della strada, soprattutto gli autisti somali che avevano trafficato su indicazione dei capi italiani, perché loro dicono esattamente così, i capi che ci davano ordine erano tutti italiani, di sversare questi materiali che di notte andavano a caricare al porto di Cosaso e di notte andavano a scaricare con i camion nelle cave che erano state generate per costruire la strada. Questo racconto è un racconto che noi hanno fatto questi autisti e che io ho riportato nel romanzo come racconto che fa Mariam, perché assiste a quello che è l'interramento di questi rifiuti. E quindi, siccome chi è che subisce e chi è che ha subito gli effetti di questo sversamento, di questo smaltimento illecito e illegale di rifiuti, è poi di fatto la popolazione somala, perché noi ce ne siamo venuti via, loro non ci vivono, mi è sembrato molto più coerente, rispettoso della popolazione somala raccontarlo facendolo raccontare loro. Posso fare un po' di provocatore? Allora, alla luce del fatto che la Brescia Milano è stata costruita esattamente nello stesso periodo, Ilaria senz'altro è stata una straordinaria giornalista che ha dato un paese dove parlavano una lingua diversa e lei è riuscita a seguire questo tipo di attività. Ma i giornalisti, facilmente non essere un giornalista, invece di occuparmi di tutti questi servizietti da 30 secondi che avete fatto nel telegiornale per tanto tempo, non potevate darvi una mossa e cercare di capire cosa stava succedendo, non dico in Somalia, ma sulla Brescia Milano, stavo facendo le stesse cose che ho fatto a Garoa e Cosaso, l'aria è stata super brava e riuscita a capirlo, a raccontarlo, ma perché voi che eravate qua e stava succedendo queste cose non siete stati neanche in grado di intuire lontanamente cosa stava avvenendo? Allora, primo, i vostri politici, e alcuni ne avete visti anche qua, faccio finta di essere un italiano, sono dei delinquenti perché non solo qui non il vostro paese, ma qui non anche gli altri paesi. Pur di fare dei soldi, perché la caduta dell'Unione Sovietica in quegli anni era l'occasione d'oro per chi voleva fare dei soldi, perché si mettevano a poche lire sul mercato delle armi così massicce nella loro dimensione, la loro quantità, che permettevano di fare degli affari d'oro rivendendoli in altri posti. Allora, perché voi giornalisti non vi siete resi conto di quello che stava succedendo in quel momento storico là? Perché non avete scoperto che c'era un bel pozzo di vostri politici che stavano facendo affari su questo argomento? E un po' esce anche dai documenti dei servizi che sono stati desecretati recentemente, no? Declassificati recentemente. Perché non vi siete attivati? Così potevate parlare in italiano di quello che succedeva senza dover andare a parlare di giornalisti italiani all'estero e non parlare di quello che stava avvenendo in Somalia. Beh,
risposta, ma non è una risposta per me, è una risposta stando al tuo gioco, perché comunque è più facile parlare al di fuori dell'Italia che non andare a toccare i nervi scoperti che abbiamo in casa. Questo, diciamo, è una risposta che dice un po' anche di quello che è da una parte la comodità, ma dall'altra anche la difficoltà vera di fare questo mestiere. In realtà tu hai citato un lavoro che è stato fatto, un'inchiesta che ha tirato fuori quelle cose sotto la Milano-Brescia, fatta da colleghi, giornalisti, anche amici, che conosciamo bene e che l'hanno fatto quel lavoro, se oggi lo possiamo dire, e ce l'ha fatto successivamente. Io devo dirti, invece, per rispondere all'altra parte, io sono finito in Somalia non perché volevo fare un lavoro d'inchiesta sul traffico di rifiuti tossicologici in Somalia, ma perché per colpa tua, come ti dico, per colpa sua, perché ho incontrato l'aria e l'aver incontrato l'aria mi ha portato ad incontrare, conoscere, diventare amico stretto di Luciana e Giorgio Albi, e quindi io sono andato in Somalia, ho seguito questa pista per questi 20 anni perché mi sono legato a questa storia, perché mi sono legato a quella famiglia, perché mi sono legato a Giorgio e Luciana, e quindi ho iniziato a fare questo e continuo a fare questo perché non posso non farlo. Ed è questo il motivo che mi porta e mi ha portato. E se ci sarà l'occasione mi porterà ancora, mi continuerà a portare lì. Perché dico perché è colpa di Maurizio Torreatte? Perché così proprio a volo d'uccello, il primo Ilaria Alpi nasce 20 anni fa, proprio dopo la morte di Ilaria Alpi, 3 mesi dopo la morte di Ilaria Alpi, in una serata che organizzo a Rizzone, all'epoca ero presidente di un'associazione culturale a Rizzone che organizzava alcune manifestazioni culturali, fra le quali una che si intitolava Satyagra. Satyagra, non so se qualcuno ricorda questa parola, un po' di anni fa andava di moda, è una parola in sanscrito usata molto da Gandhi che significa la forza della verità, era un po' uno dei motti della non violenza. Quell'anno, nel 94, decidiamo di dedicare questa serata a Satyagra, la forza della verità, a Ilaria e Mira, che erano morti pochi mesi prima. E a parlare di Ilaria Alpi e Mira Robati invitiamo proprio Maurizio Torreatte, che viene a parlarci di Ilaria Alpi e Mira Robati, e dopo la serata, a cena, come spesso succede, le cose buone nascono davanti anche a un buon piatto, a un buon bicchiere, nasce l'idea di intitolare un premio a Ilaria Alpi. E da lì è partito poi la prima edizione del premio Ilaria Alpi, da lì abbiamo messo in moto quello che